Ciao a tutti! Oggi abbiamo fatto le paste secche di mandorle, quelle che in Puglia mangiamo in genere a Natale, a Pasqua e durante i pranzi domenicali. Vi facciamo vedere come al solito tutta la ricetta delle paste secche di mandorle, detta anche pasta reale. Vediamo tutti i passaggi. Gli ingredienti che andiamo ad utilizzare per fare le paste secche di mandorla tipiche pugliesi sono 450 g di mandorle pugliesi, 50 g di mandorle amare, 350 g di zucchero semolato, un cucchiaio di miele, 120 g di albumi, mezza bacca di vaniglia, 20 g di arancia candita, qualche mandorla poi per guarnire, utilizzeremo anche le classiche ciliegie candite. Per chi non gradisce le ciliegie candite, possiamo utilizzare la marmellata di arancia e lo zucchero a velo poi. Portiamo a bollore l'acqua dove andremo a bollire le mandorle. Sta bollendo, possiamo versare le mandorle. Dopo 2 minuti possiamo spegnere e scolarle. Appena si intiepidiscono, cominciamo a spellare le mandorle. A questo punto andiamo a mischiare lo zucchero con le mandorle. E versiamo tutto nel frullatore. Ci versiamo anche i canditi d'arancia, questi sono fatti in casa. Andiamo a frullare finché si riducono in polvere. Di tanto in tanto girate dentro il frullatore, potete anche ridurla un pochettino e frullarla man mano se il vostro frullatore non ce la fa. Finito di frullare, la consistenza vedete è questa. Potete utilizzare un frullatore se il vostro frullatore è potente, andando a dividere il composto, oppure anche un robot da cucina come può essere il classico Bimby, Moulinex Eye Companion e così via. Andiamo a mettere il cucchiaio di miele. Andiamo a mettere i semini della bacca di vaniglia. Cominciamo anche a mettere l'albume. Vedete, amalgamiamo e piano piano mettiamo l'albume. Il procedimento, come vedete, è abbastanza semplice e facile. Se seguite tutti i passaggi e noi ve li facciamo vedere tutti, vedrete che la ricetta vi riuscirà perfettamente. Una volta messo tutto l'albume, ovviamente impastiamo a mano. Le paste secche alle mandorle non le facciamo a Natale, a Pasqua oppure per il pranzo della domenica. C'è anche la tradizione di regalarle quando ci si sposa insieme alla bomboniera, soprattutto magari agli ospiti che non sono venuti al matrimonio, però è un'usanza molto antica che sta scomparendo. Ma in Puglia c'è qualcuno che lo fa ancora. L'impasto vi deve risultare morbido e appiccicoso. Copriamo l'impasto con la pellicola e lo mettiamo in frigo per un paio d'ore. Ci bagniamo le mani. Sono trascorse più o meno 2 ore e cominciamo a dare forma alle nostre paste secche di mandorla. Ci sono forme diverse. Adesso vi facciamo vedere 2 in particolare. Quelle tonde, che sono semplici da fare, vedete? Le stiamo mettendo nello zucchero a velo. Abbiamo fatto una pallina. Una volta fatta la pallina, le mettiamo su una teglia e vedete, facciamo come un buchino. Però è una conca, diciamo, dove andrà poi la ciliegina candita. Ok, quindi devono essere grandi quanto una noce più o meno. Vedete, una pallina molto semplice. Queste sono quelle più veloci che potete fare senza alcun tipo di attrezzo, se non avete quello che vi facciamo vedere dopo per fare le paste di mandorla ricce. Vedete? Facilissimo.
Adesso vi facciamo vedere invece l'altra tipologia, quella un po' riccia, che sembra un po' più, diciamo, professionale anche, tipo quella dei pasticceri. Quindi stiamo utilizzando una sac à poche con un beccuccio dentellato da 13. Quindi vi serve necessariamente questo attrezzo se volete fare le paste di mandorla secche con la tipica forma riccia. Quindi col cucchiaio ci siamo aiutate, abbiamo messo l'impasto nella sac à poche e adesso vi facciamo vedere come dar loro forma. Quindi vi facciamo vedere come dare forma, vedete, con la sac à poche andiamo a mettere l'impasto qui. Tra l'altro queste sono paste secche senza burro, quindi se vi mangiate queste al posto dei biscotti, quelli tradizionali al burro, è meglio se avete problemi di colesterolo. Comunque preferiamo per esempio noi dare questi alla nostra bimba, che sono fatti con le mandorle fresche e non con il burro. Dopo vi faremo vedere che alla bimba mettiamo la marmellata sopra, marmellata di arancia, sono buonissime. Noi in Puglia facciamo tantissimi dolci con le mandorle perché abbiamo le mandorle buonissime, fresche. Vi abbiamo fatto vedere per esempio la ricetta delle intorchiate, altri biscotti secchi con le mandorle che sono veramente buonissimi. Per tradizione in genere si guarniscono con la ciliegina rossa e verde, una ciliegina candita. Queste si acquistano, se non vi piacciono i canditi, tra un po' vi facciamo vedere l'alternativa, però queste sono le classiche, vedete, ricce con la ciliegina candita, poi ci sono i colori del Natale, se le dovete fare a Natale, verde e rosse. Sono anche molto carine da vedere così. Come vi dicevamo, l'alternativa ai canditi è la marmellata d'arancia. Questa noi l'abbiamo fatta in casa e la andiamo a mettere su alcune paste secche per tutti coloro che non mangiano i canditi. Vedrete che apprezzeranno. Noi, come vi abbiamo detto, diamo le paste secche di mandorla con la marmellata di arancia alla nostra bambina. Quindi questa è un'alternativa al candito. Andiamo a mettere sopra, se volete, anche un candito fatto in casa d'arancia, che è molto semplice da fare. Alternativa alla marmellata d'arancia e al candito è una mandorlina. Andate a mettere al centro. Con la nostra ricetta vengono fuori 40 paste secche di mandorla. Adesso le lasceremo per un paio d'ore così, prima di infornarle. Andiamo a mettere lo zucchero a velo. Riscaldiamo il forno a 170 gradi ventilato e andiamo ad infornare. Dopo 12 minuti stiamo sfornando i nostri pasticcini alle mandorle e sono venuti perfetti. Adesso non toccateli, teneteli a raffreddare sulla placca da forno. Un ultimo consiglio: se non trovate le mandorle amare, potete utilizzare l'essenza di mandorle amare. Qualche goccia. Ed eccoli qui tutti sfornati. Questi adesso li andremo a chiudere in un pacchettino, anche perché
Sono dei dolcetti, dei pasticcini che mantengono un sacco di tempo, dei tipici dolcetti da credenza, quindi mantengono per tutte le festività, per esempio natalizie. Bene, la ricetta è terminata. Voi fateci sapere nei commenti quali sono le vostre preferite, se vi piacciono di più le paste di mandorla con la ciliegia candita, con la mandorla oppure con la marmellata di arancia. Trovate ovviamente tutte le dosi delle paste di mandorle in info box oppure sul nostro sito www.cucinageek.it. Se volete vedere altre ricette come questa, mi raccomando iscrivetevi al canale, dovete cliccare sulla campanella in basso a destra sul canale YouTube in modo da ricevere le notifiche tutte le volte che facciamo una ricetta come questa. Inoltre taggateci su Instagram se rifate le nostre paste di mandorla, iscrivetevi al nostro gruppo Facebook che è diventato attivissimo dove mettete tutte le foto delle nostre ricette e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!